Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dames et herren, señoras y señores, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web ascoltatori e web spettatori di Radio Science. Sta per iniziare, provvisoriamente, i due compari più uno, la diretta dei lunedì sera di RadioScience.it. Dalle ore 22 fino alle ore 23 circa, naturalmente sempre orari italiani, vi terremo compagnia con Gianluca, Luca, Priscilla e l'immancabile, il mitico, il grande, l'insostituibile Saiuz! Vi ricordiamo che tutti i programmi li potete riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Saiuz. E tutti i nostri contatti, anche con la possibilità di scriverci e pure di intervenire in diretta, li trovate, e indovinate un po' dove? Su www.radioscience.it. Ed ora finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di Radio Science abbia inizio. Provvisoriamente i due compagni più uno, via! I nostri connazionali e tutti quelli che ci ascoltano da tutto il mondo grazie al web. E allora, cari amici, sono le 22:03 minuti primi e in questa puntata gli ospiti che ci terranno compagnia, con cui andremo a chiacchierare, sono la banda di Piero. Correggimi, Saiuz, se sbaglio. Naturalmente questa sera ti chiamo in causa molto di più perché non ci sarà al nostro fianco la splendida Priscilla, ma avrò il grande, il mitico, grande, grosso, come lo sai dire, lo chiamo subito in causa, il nostro immancabile, perché grazie a lui questo network esiste da un'idea realizzata e per lo spazio che dà a tutti, il grande Saiuz. Ciao Saiuzzolo. Cioè, non è possibile che mi fai sempre tutta questa presentazione tutte le settimane. Sta diventando, guarda che faccio intervenire ad Algisa, E lo sai, attenzione, che noi l'aspettiamo da tanto tempo. Bene, cari amici, eccoci qua. Il vostro Saiuz è presente come sempre, è onnipresente, non si muove mai dal suo posto. Insomma, adesso mi chiamano l'uomo su una figura mitologica, come diceva un certo Bellavista, metà uomo e metà sedia. Volevo salutare i nostri cari ospiti questa sera, poi tu veramente, insomma, ci dirai chi sono. In questo momento loro ce lo diranno chi sono. No, tu ci io lo sapevo. Loro no, ci diranno chi sono. No, tu ci direi chi sono. Ecco, e per il momento, cari amici, vi stanno guardando sulla web TV. Vediamo come arrivate, se siete belli, insomma, fotogenici, insomma. Ragazze, insomma, questi due sono scapoli, quindi datevi da fare, scrivetegli, insomma, perché stanno, sono in cerca. Allora, Gianluca, parto subito con tutta la tiratina del network, o vuoi Vabbè, facciamo una cosa, sai, siccome anche gli amici che ci ascoltano di solito magari si saranno stufati di sentire la solita tiratina del network, la diciamo un po' dopo, e magari per i nuovi andiamo subito a chiamare in causa questi nuovi amici di Radio Science con cui adesso andremo a chiacchierare, e dopo magari diciamo le solite nostre cose del network, sia ringraziando coloro che demandano, rimandando il nostro segnale, come piace dire a me, caro Science, e quindi ci farai l'elenco delle solite radio e dei network partnerships. Ti piace questa Science? I mega chips. No. E poi naturalmente invitiamo subito i nostri amici che ci stanno ascoltando ad andare sulla chat in www.radioscience.it, in cui troverete in basso a destra, o comunque già sulla destra, la chat, ecco, non in fondo a sinistra possibilmente, non in fondo a sinistra, esatto. Come il nostro Saiuz dalla regia ci aiuta e naturalmente ci consiglia. E naturalmente, prima di passare la parola ai nostri amici, già dopo pochi minuti che abbiamo iniziato, so Saiuz che rimani basito di questa cosa. Sì, non capisco basito, però va bene lo stesso. Lo so, basilico di questa cosa. So che no, volevo dare, appunto, nominando la regia, un grossissimo saluto e un ringraziamento al grande Ugo, o
ovvero in arte testa di caso. E qui le battute si sprecherebbero, ma noi naturalmente le parolacce non le vogliamo, e questo gioco di parole che ha fatto Ugo non è volutamente, anche se potrebbe sembrare rocambolescamente voluto, ma non è che voglia indicare quella cosa lì, anzi assolutamente. Quindi grazie a Ugo con lo pseudonimo di testa di caso, che aiuta appunto il grande Saius Rosario alla regia. Allora, se, caro permetti, Saius, se permetti, volevo dire se qualche amico ci scrive così giusto perché di passaggio si trova e si ferma un attimino, e fate sapere a testa di casa cosa pensate del suo nominativo, suo nomignolo che si è trovato. Vai Gianluca. Ok, allora cari amici, pronti a partire con questa puntata alle 22.07 minuti primi, le 10.07 di sera CET, da dovevo dire caro Saius, Central European Time, perché ricordiamo che siamo una radio, web radio e web tv, quindi ci potete anche guardare italiana, ascoltate un po' in tutto il mondo, quindi per questo ringrazio e saluto gli amici che ci ascoltano dalle varie parti del mondo in varie fasce orarie. E caro Saius, diciamo, ma che ci faranno gli americani all'una di pomeriggio, a seconda del fuso orario dove si trovano, ad ascoltare Radio Science in italiano? Boh, però ci sono. E quindi dicevo, cari amici, i pazzi ci sono sempre, non è sì, che... pensa Science dall'altra parte, verso est, dove a quest'ora già dormono da diverse ore. No, li ho svegliati uno per uno, li ho chiamati. E ha chiamati uno, lo so io, perché vedo gli ascolti che aumentano sempre più dall'est asiatico, quindi dico, ma cosa faranno poco prima di andare al lavoro, che una nuova giornata sta per iniziare? Per chi ascolteranno il grande e grosso Science? Ma dicevo, cari amici, allora, andando lisci filati in modo che quest'oretta sia proficua anche per i nostri ospiti, anche perché facciamo ascoltare i brani dei nostri ospiti. Infatti, te lo dico e qui lo necco, vai. Caro Saius, vogliamo sovvertire le sorti del programma, della scaletta canoniche, mandando già un brano? Dipende dai punti di vista, insomma, se sono disponibili i ragazzi io manderei subito un brano. E che allora, dite se... Caro Saius, se io mandassi squillino le trombe e rulino i tamburi, o come diceva qualcuno, squillino le trote e rulino i canguri, stupida battuta, e diamo intanto il benvenuto, così li salutiamo, li facciamo dire due cose al volo e ascoltiamo il brano, alla banda di Piero. Ciao ragazzi, buonasera a voi. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Buonasera. E ricordiamo allora, buonasera. Chi siete? Diteci i vostri nomi e cosa fate? Sembra un po' un club circolo, no? Allora, abbiamo Piero, quindi, giusto? Allora, io mi chiamo Piero e sono il cantante dell'omonima banda, la banda di Piero. E io sono Gabriele e faccio parte della banda di Piero, anch'io come chitarrista. Stasera siamo due di sei, nel senso che... c'è voce, chitarra, manca l'altra chitarra che è la Maggie. Okay. Andrea Fazzano alla batteria, e poi abbiamo Alessandro Fanan al basso e il Silvi al trombone. Ottimo, vi siete autopresentati alla grande. Esatto. E naturalmente... siamo la rappresentante. Esatto, siete i due sesti del gruppo, o un terzo se vogliamo abbreviare, questa è un po' di matematica, di reminiscenze, di frazioni, siamo i più barbuti. Ecco, sì. Bene, che naturalmente potete anche vedere nel loro sito in www.labandadipiero.it, tutto attaccato. Così, intanto ci ascoltiamo un brano a bruciapelo e a freddo, cosa dite ragazzi? Come dicevo poc'anzi, sovvertiamo, cambiamo un po' le sorti solite, diamo un po' un tocco così diverso alla solita puntata, e poi andiamo a parlare con i nostri amici, magari qualche domanda in chat spunta fuori. Avete delle richieste, magari esigenze o desideri di ascoltare un brano? Sì. Vediamo cosa fa Saius. Che dite, mandiamo quattro accordi? Perfetto. Alla grande. Ottimo. Allora, no, giusto per accordi. Iniziare bene, no? Ecco, giusto. Buon ascolto. Esatto. Quattro accordi dalla banda di Piero su www.radiosaius.it. E vai, partito! Saius deve fare sempre così, se no non si fa così. Senti come cambia il vento, la tua ironia. Con il tempo e le stagioni, con il sole e le emozioni. Sei come un albero in fiore, primavera ti migliora, tu del meglio di te, sei capace di sorprenderci.
Sono solo quattro accordi che mi servono. Sono solo quattro accordi che io cercherò. Sono solo quattro accordi e poi me ne andrò. Sono solo quattro accordi e poi svanirò. Guarda, ogni tanto la luna è bello, sai, specchiarci dentro. C'è che tra le tue emozioni troverai anche dei sogni. Gioiosa come le stelle, se Lorenzo le chiama, mi strabiliano gli occhi di un sublime casque. Casque! Sono solo quattro accordi che mi servono. Sono solo quattro accordi che io cercherò. Sono solo quattro accordi e poi me ne andrò. Sono solo quattro accordi e poi svanirò. Adesso sono sicuro che ho sentita sognare, l'ho intuito dal cuore, dal suo accento elevare. Sono solo quattro accordi che mi servono. Sono solo quattro accordi che io cercherò. Sono solo quattro accordi e per me ne andrò. Sono solo quattro accordi e poi svanirò. Cercherò. Sono solo quattro accordi e poi me ne andrò. Sono solo quattro accordi e poi. Sì, allora cari amici, siamo sempre qui in diretta. Torniamo alle 22:14, minuti primi, le 10:15 quasi di sera, qui su Radio Science, con la nostra diretta dei lunedì sera. E abbiamo la banda di Piero, dove appunto abbiamo iniziato così, sovvertendo di solito l'ordine delle cose. Questa sera abbiamo ascoltato per primo un brano di questa band, appunto, che ospitiamo questa sera. Salutiamo il grande, mitico mio amico, caro Marco. Un abbraccio a lui, un ringraziamento per essere qui con noi anche questa sera e per avere anche presentato questo gruppo Science, con cui andiamo subito a parlare. Allora, abbiamo ascoltato quattro accordi, non perdiamoci in ciance, in parole, come faccio sempre io, caro Science, nei miei monologhi e soliloqui. E quindi allora, chi ci vuole parlare, Gabriele o Piero? Partiamo da questa canzone che abbiamo appena ascoltato, anche per introdurci ed entrare un po' anche nel vostro mondo, poi le prossime che ascolteremo ce le spiegherete. Da dove nasce, a parte la banda di Piero come nome, ma anche questa canzone, come nascono anche le idee, da dove traete ispirazione, come almeno questo brano è stato creato? Beh, allora, in generale l'ispirazione la riceviamo, noi ci definiamo un po' un gruppo pacianca musicale. Perché all'interno del gruppo ci sono varie caratteristiche, no? varie anime musicali. E c'è chi è più reggeggiante, c'è chi più folkeggiante, c'è chi più metal. Però abbiamo trovato una buona sintesi, ispirandoci anche ai vari Modena City Rambler, ai vari Banda Bardot, molto più vicini a noi, e prendendo spunto appunto da questi per noi gruppi importanti, abbiamo fatto questa sintesi, questa pacianca, e sono venuti fuori questi 11 pezzi che abbiamo presentato grazie a Controvento, che è la cooperativa di Venezia, Marghera, che un po' ci ha, tra virgolette, aiutato e ci aiuta a portare avanti questo progetto musicale. Per cui in primis vogliamo ringraziare Controvento e tutti quelli che hanno sempre lavorato insieme a noi per portare avanti questo progetto musicale, ecco.
Ecco, molto bene, sì. Quindi li ringraziamo e salutiamo quindi anche per l'aiuto che danno, sì, immagino, appunto, a varie band, perché anche voi, ricordiamo appunto, per avere ascoltato il brano Insights, lo ricordiamo magari per gli amici che ci ascoltano per le primissime volte, e non siete, attenzione che adesso Saiuz potrebbe cadere dal seggiolone, non siete sotto SIAE, attenzione che il topo, no, si sente fino a qua, giusto? Mio Dio, no, colpo, no, al cuore, sì, ferito, feriti affondati. Ecco. Ecco, vedete che si è sentito male. Ma siete, che bello quel simbolo lì, scelta, diciamo così, del network, siete sotto Creative Commons o comunque come indipendenti o liberi naturalmente da eventuali altri vincoli di quel tipo, per cui ecco, per cui possiamo anche ascoltare i brani su Radio, sì, Science. Abbiamo scelto, sì, queste piattaforme perché crediamo appunto nella libera fruizione, se possiamo dire così, della musica. Un po' ci abbiamo pensato all'inizio se registrare i brani alla SIA e se trovare altri modi per poterli rendere appunto disponibili alle persone, però poi un po' con quello che ci siamo interrogati abbiamo detto, ma perché non renderli veramente disponibili utilizzando le nuove tecnologie che sono Creative Commons e Patamu. Noi siamo iscritti a Patamu, che è un bellissimo servizio, sintetizzo in sostanza una marcatura temporale e non solo, che un po' è l'alter ego della SIA, ecco. Sì. Sempre in un concetto indipendente comunque. Sì, anche sostenibile, nel senso che per un gruppo come noi, insomma, che che arriviamo dal basso, ci dà la, sì, possibilità, sì, insomma, di esserci e ci dà delle tutele anche, ecco, certo, e quindi evviva Patamu, evviva Patamu, evviva i Commons, esattamente. Io leggo nel vostro sito, poi naturalmente con l'occasione lo faccio anche per fare un po' di pubblicità e ribadirlo, quindi ricordo agli amici che ci ascoltano www.labandadipiero.it, proprio così, tutto attaccato come lo si pronuncia, che voi nascete quindi nel 2009 come trio acustico, voce e, sì, due chitarre. E come, raccontateci un po', anche perché magari per chi è all'ascolto che vi conosce, e invitiamo magari ad intervenire ancora nella chat per farvi delle domande più specifiche, anche perché può essere divertente se vi conoscono che vi scambiate anche alcune battute tra di voi. E come nasce, sapete, quando lo sappiamo come fanno gli amici a volte, come, sì, nasce appunto questo incontro, certi disgraziati a volte, come nasce quindi, dicevo, questo incontro tra di voi e il successivo sviluppo, diciamo, dalla voce e due chitarre poi la formazione attuale, quindi a sei elementi, e non più in acustico, in elettrico, quindi. Sì, più che un incontro è stato un rincontro dopo la fine di un gruppo precedente che ci vedeva condividere i palchi e le sale prove, a me e Gabriele e poi anche al Fazzi, insomma, ok, e abbiamo ricominciato da una formazione base, quindi due chitarre e voce, con un intento appunto di dare spazio a parole autografe, quindi, e musiche lo stesso, insomma, nostre, e nasce la Banda di Piero nel 2009 con Mi illumino di meno che di Porto Gruaro. L'evento aveva bisogno anche di un nome per questi tre figuri, e l'organizzatrice, che poi sarebbe anche mia moglie, mi fa: serve un nome però per questo evento, per questo gruppo, e noi non ce l'avevamo il nome, e siccome appunto lei, anzi, sa bene che il mio nomignolo è Piero, e ha messo: sarete la Banda di Piero, e che sia di buon auspicio affinché si allarghi la questione. E infatti è stato così. Poi nel breve tempo, insomma, abbiamo sentito l'esigenza, insomma, di dare sostanza ritmica al gruppo. Abbiamo cercato dei colori, sì, importanti. Quindi il trombone, e con il tempo, insomma, si è formata la Banda di Piero, sei elementi, che poi
la quadratura un po' è arrivata nell'ultimo anno con l'ingresso del nuovo bassista che è Alessandro e della Maggie. E cogliamo anche l'occasione, sì, insomma, per salutare chi c'è stato, perché ci sono stati altri banditi dentro, che sono stati Jaco al basso, che ci ha salutati un anno e mezzo fa, e poi Paolo, il pilot, che era l'altra chitarra, la chitarra ritmica, e che ha lasciato posto a Francesca. Quindi cogliamo anche l'occasione per salutarli, per ringraziarli. Certo. Una cosa su cui noi, non so, io personalmente ci tengo, è appunto, non siamo un vero e proprio gruppo elettrico, anche se il nostro fonico Gabriele Gritti ci dice sempre... La nostra badante. sarebbe la nostra badante. Ci dice sempre, siete un gruppo un po' complicato, nel senso che non siamo elettrici, usiamo strumenti acustici, però l'intenzione e la carica è sempre elettrica, per cui noi ci definiamo appunto un folk rock, appunto perché ci mettiamo in campo anche questa carica rock, ecco. Quattro accordi è proprio la canzone che suona, una delle canzoni che suona la carica. Si parte al grido di Vive l'amour in quattro accordi e poi lì si salta di brutto, insomma. Sì, infatti ad ascoltarla dà la carica, perché è una bella galoppata, anche quasi un cavallo di battaglia, per fare un gioco di parole. Mi piace il discorso, scusa che se ti interrompo, non so se stavi dicendo qualcosa Gabriele, che ti sentivo respirare per dire l'altra frase, non volevo approfittarne per interromperti. Sto ancora boccheggiando. Ansimando. No, perché mi piaceva il discorso di... mi illumino di meno, no? Questo gioco di parole, sì, col mi illumino di immenso. E quindi è forte questa cosa qua, insomma. E è vero che come influenze dicevate questo brano primo che ho ascoltato, come influenze musicali da cui avete un po' attinto, mi rendo conto che adesso che me l'avete detto mi richiamano in effetti i gruppi da cui avete preso ispirazione. Questo volevo riagganciarmi al discorso iniziale. E mi è piaciuto il discorso che avete ricordato anche gli altri elementi, gli altri ragazzi, le altre persone che ci sono state e che hanno dato quindi un contributo per arrivare dove siete. Quindi questo, se mi permettete, è un complimento che vi faccio, vi fa ancora più grandi, oltre che simpatici, ovviamente, perché quindi vuol dire intanto che siete rimasti in buoni rapporti se li nominate, se no, se se ne fossero andati in malo modo, ovvio che non li aveste nominati, evidentemente. E poi è sempre bello quando trovo persone, insomma, come voi, che danno merito ricordandosi anche di chi c'è stato, che ha permesso di essere come siete. Quindi... Ma infatti noi ci diciamo rimaniamo per sempre banditi. Ecco, è bella questa cosa dei banditi, da band anche, no? Siamo tutti banditi. E noi, appunto, la sera che citiamo, durante un post ha nominato un nostro concerto con su scritto hashtag siamo tutti banditi. E da quel momento lì noi utilizziamo questa piccola frase che ci sembra interessante per definire la volontà di sentirci sempre vicini al pubblico e di creare una famiglia, no? Una famiglia di banditi in questo caso. Sì, no, è fondamentale. Sì, è poi un messaggio anche che passiamo anche nei live, cioè il live lo facciamo insieme. Scusate, io sto andando proprio a braccio, cioè a ruota libera. Così. Ma guarda che anche noi andiamo così. Non credere che... Sì. No, è una cosa importante, no? Il concerto poi lo si fa insieme, quindi l'intento che poi ogni concerto cerchiamo di perseguire proprio questa cosa qui, far crescere un po' la famiglia dei banditi. E non potevamo non citare chi c'è stato sul palco con noi, che ha condiviso date e ha condiviso Rocambolesco, che è il disco, insomma, che state sentendo. Uh-huh. Sì, dentro ci sono pezzi di Jaco, ci sono pezzi di Paolo, e quindi non si può non citarli assolutamente. Secondo me è una bellissima frase che Piero usa per la definizione del gruppo, è parole da ascoltare e musica da ballare, e secondo me infatti anche noi quando ce l'ha detta il Piero abbiamo detto questo è uno slogan perfetto per quello che noi vogliamo trasmettere, insomma, per cui la potenza, passatemi il termine, della parola,
unita anche alla volontà di portare sempre le persone a alzare, si può dire, culo qua. Vabbè, dai, ormai l'abbiamo insomma, sì, alla volontà di farli alzare dal proprio posto e farli intervenire mettendoci un po' del proprio all'interno del concerto, per riagganciarmi a quello che stava dicendo. Sì, quindi voleva dire che si sta in piedi sui nostri concerti e si balla. Ah, sì, chiaro. Sicuramente non si può stare seduti e non essere, diciamo, coinvolti dal ritmo della musica. E direi, ecco, che sul ritmo della musica, alle 22:27 minuti primi, caro Saius, giusto, ragazzi, gli do una svegliatina ogni tanto al Sanche, se ha il mitico Ugo che lo aiuta, ma lo devo un po' scuotere dal seggiolone, il mio amico Saius, per renderlo anche un po' reattivo. Io direi di ascoltare un altro brano, giusto Saius, visto che siamo quasi alla mezza. Sì, insomma, se no facciamo ascoltare niente, facciamo solo parlare. Abbiamo sovvertito le sorti del pianeta, che hanno fatto i complimenti. E quindi così. Cosa avete, magari, delle richieste da fare a Saius? Sembra un jukebox. No, ma è già tutto pronto, ragazzo. Io qui ho già un brano che l'avevo ascoltato prima da SoundCloud. Come si pronuncia SoundCloud? SoundCloud, sì. Che si chiama Dulcamara, questo brano. Io diressi insomma di mandare questo, insomma, se non ci sono altre richieste in merito. Perfetto. Però prima di mandare il brano, ragazzi, io volevo fare un annuncio a tutti gli amici. State usando la chat, però ricordatevi che abbiamo anche un numero di telefono 0422 1626 622 per intervenire in diretta. Non si può mai sapere, qualcuno che ci chiama, ma così buttiamola là, non si può mai sapere, Gian. E poi volevo ringraziare anche le altre web radio che stanno rimandando il segnale in questo momento, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgareta in provincia di Treviso e Radio Val di Chiana dalla Val di Chiana. Queste web radio che fanno parte del network e che rimandano il segnale. In più, se volete guardarci sulla web TV, stiamo andando sui due canali standard di Radio Science TV, ma anche sul canale YouTube e sul canale live stream. Dai, bravo Gianluca, tu l'ho detto tranquillo, no? Hai ricordato appunto i network con cui viene divulgato anche il segnale di Science. Il verbo. Il verbo di Science. E naturalmente ricordiamo che questa puntata, per chi se la fosse persa o per chi la volesse riascoltare o far ascoltare magari agli amici che se la sono persa, va in onda in, fammela dire, in differita, come dico sempre, cioè in replica, il giovedì pomeriggio, sempre ore italiane, alle 14:30 minuti primi, qua su www.radiosaiuz.it, e poi sempre a disposizione sul nostro sito e la nostra pagina su Facebook, nonché le nostre varie, diciamo così, pagine nel network, del network, nel network, cioè quindi in internet. Per il network. Esatto, come podcast, quindi a disposizione, scaricabile o riascoltabile, quindi anche su YouTube e quant'altro, quello che fa il grande Saius, coadiuvato e coordinato anche, coordinato un po', forse Saius si offende, però ci sta, fa... perché è Saius che coordina e il grande testa di caso esegue, sempre sotto la supervisione del mitico Luca, l'insostituibile nostro Luca. E tutto per cui a distanza, qui si fa tutto a distanza. Che Luca, non lo so, adesso non so se è al nostro ascolto, se magari che l'avrei appunto invitato anche a venire a co-condurre come ai vecchi tempi, ritornando noi tre, la triade della piramide. Chi Coco e... Esatto. E non dico. Lo salutiamo ricordando anche quelle che sono le altre, diciamo così, cose, ti piace come l'ho detto Saius, che fa il network, ovvero le altre trasmissioni, nonché programmi che vanno in onda, in particolare, visto che l'ho nominato, e che questa sera purtroppo non c'è Priscilla qui con noi a farci compagnia e a co-condurre e a fare domande anche ai nostri ospiti. Insomma, è tutto un co-co-co con te. Esatto, ricordiamo l'appuntamento del giovedì sera, che è Social Evolution. Guai se sbaglio il titolo, se no vengo redarguito dal presidente in persona. Ho detto bene, Saius, non è Social Network, certamente. Come ho detto.
chissà quale associazione di idee mi sono fatto l'altra volta, per cui vi chiedo venia se ho sbagliato il titolo così in maniera distratta, ma ovviamente associo appunto Social Evolution che non capiti più. Esatto, mai più, non mi devo permettere, perché ovviamente è questa nuova trasmissione che va in onda da alcune settimane con grandissimo successo e mi fa molto piacere appunto per il network e soprattutto per Luca e per Riscilla con Saiuz e testa di caso sempre la regia, in cui appunto si parla, correggimi Saiuzzolo se sbaglio anche qui, di social network, proprio, cioè di partendo dalle pagine che hanno, diciamo così, ha avuto un successo di ascolti, stavo dicendo un successo di vendite, like, e di mi piace appunto e di seguito, naturalmente è una bella idea anche originale, vengono qui da noi ospitati e ci parlano di come hanno avuto insomma questa idea e perché si sono sviluppati come pagina, giusto Saiuz? Giustissimo, e adesso andiamo col brano. Andiamo al brano, sì. Dopo ci sono delle domande, sembra, o qualcosa del genere. Sì, dobbiamo andiamo con Luca Mare. Il grande Chico Marco, che salutiamo con un abbraccio fortissimo. Allora, Dulca Mara, dico giusto questo il nome? Dulca Mara. Perfetto, vai col brano, partito! Lo dobbiamo far sfogare con la regola. Asfalto fin dove si spacca, t'accoglie il profumo della viola e la vacca, penetra parola tra l'asfalto e la roccia, salza lo sguardo pure sulla tua faccia, salza lo sguardo pure sulla tua faccia. Poi ci troveremo in Dulcamara, dove la collina ha espropriato la pianura, dove anche l'asino ha diritto una parola, dove non si mischiano la droga e la scarola, dove non si mischiano la droga e la scarola. Al tempo e ti innamori. Poi ci troveremo a ballare tra i faggi e l'eco dei rosari dai villaggi. Non so se m'accarezza o maledice, quello che ho perduto poi no, non si dice, quello che ho perduto poi no, non si dice. No, 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 no. Al cosa, dove è passato il ponte mi sento a casa, se mi ritrovo solo no, non è una scusa, aspetto qui una morte dignitosa, aspetto qui una morte dignitosa. Fermo il tempo. Tempo e ti innamori. Dulcamara.
Sì. E rieccoci di nuovo qui in diretta, carissimi amici web radio ascoltatori, per chi si fosse sintonizzato sulle web radio frequenze di radioscience.it, siamo con i nostri amici la Banda di Piero, gli ospiti di questo lunedì sera. Ciao ragazzi, allora ritorniamo con questa chiacchierata. Sono le 22:36 minuti primi, quindi stiamo superando la metà della puntata, quindi della nostra trasmissione. Abbiamo un'altra mezz'oretta circa scarsa insieme e abbiamo un po' capito da dove un po' affondano le radici. Non so perché mi è venuta così questa frase, ma mi è piaciuta un po'. Mi ricorda le cose un po' blues, jazz, quelle cose un po' dove affondano le radici del vecchio. E quindi anche con quest'altro brano abbiamo un po' contestualizzato sempre più il vostro stile, nonché genere, anche quello che voi create e fate. Anche qua sono belle cariche. Quindi quello che dicevate prima, che i vostri concerti non si può star seduti, non si possono ascoltare e vedere seduti, mi sembra proprio azzeccato. Fermiamo le canzoni, cioè. Addirittura. Quindi. Non se si possono vedere le persone sedute. Mai non si possono vedere, esatto. Esatto, alto asta. Allora salutiamo intanto gli amici della chat, in particolare il carissimo Marco, a cui ridò un bel saluto, che ha già una domanda, e appunto Fabio, che è un vostro fan, amico, sostenitore. No, il nome no. È... no. No, probabilmente sbaglio, però no. Allora Marco chiedeva, vorrei sapere i programmi nell'immediato futuro della band. Grazie Marco naturalmente per il suggerimento, perché ci saremmo appunto arrivati, quindi in sostanza quali sono i vostri progetti futuri, ma nello specifico vi avrei chiesto appunto tra breve per farlo sapere ai nostri amici web radio ascoltatori, magari appunto del Veneto, Triveneto, della parte anche nord-est d'Italia, e quali sono i vostri prossimi concerti. Allora vorremmo intanto partire da uno che è appena venuto per ringraziare per la bella serata. Su Facebook c'è qualche foto. Abbiamo suonato a Trieste alla Sissa. Mm-hmm. Ed è stata una bellissima serata. Quindi ringraziamo un po' tutti i banditi che hanno fatto festa con noi. Poi le prossime date, qui giugno lo passiamo un po', nel senso che abbiamo un po' di lavoro in studio. Stiamo lavorando anche dei pezzi nuovi, però abbiamo verso fine giugno abbiamo il 25, il 26, il 25 siamo in concerto pieno a Cintocao Maggiore in provincia di Venezia. Ok, perfetto. Tra Portogruaro e Pordenone. Bene. Ed è una festa dello sport, quindi siamo in tema proprio, non si sta fermo, okay, si salta. E parliamo e del 25 di giugno, naturalmente. Il 25 giugno, sì, perfetto. No, per voi giugno. Più che altro. No, assolutamente. 25 giugno, Cintocao Maggiore. E poi il 26, il giorno dopo, siamo ad un festival, al Summer Music. Aspetta, posso consultare? Certo, ci mancherebbe. Il social. Perché mi manca il... tanto che lui consulta, io vado avanti. Esatto, grazie. Il 2 e il 3 di luglio siamo al Modena Buskers. Che per noi è diventata una bella vetrina, anche perché si passano due giorni, sabato e domenica, completi a suonare, a stare in mezzo alle persone. È veramente una bella esperienza da vivere insieme, ecco, per noi. Un bel bagno di energia di quella. Sì. In Emilia, bella gente, sì. Veramente. Sì. L'Emilia, gli emiliani sono un gran popolo, veramente. Lo possiamo sempre ribadire. Scusate l'istruzione. E lì ci rovineremo di gnocco fritto e tigella. Esatto. Poi Ferrara è anche famosa per qualche altro piatto tipico, quindi merita. Facendo un passo indietro, il 26 siamo al Toon Summer Festival a Pordenone. Eccolo lì, quello come si chiamava, quindi il 26 giugno, esatto, dopo il 25, sì. Il 26, però appunto lì c'è una parentesi, insomma, sono diversi gruppi, però anche lì ci esibiremo e c'è l'occasione anche di, insomma, di sentire tanta musica. Poi si va al 7 di luglio,
siamo l'outside pub di Treviso e vi vediamo vicino a casa vostra. Esatto, quindi per gli amici della zona di Treviso e magari chissà noi se ce la faremo anche a venire, vero Saius? Bah, certo. Certo, non si può mai sapere. No, ma volevo fare una domanda ai ragazzi, sì, alla banda di Piero. E al May siete mai stati voi? Al May, allora, a Ferrata, che noi, fino a settembre, ottobre. Allora, ci sono alcuni circuiti che è sempre abbastanza... cioè, per entrare in alcuni festival e barra circuiti, ci siamo accorti che è sempre un po' complicato entrarci, no? Anche perché le richieste che magari arrivano agli organizzatori sono infinite e diventa sempre più complicato anche per band emergenti come noi poterci accedere. E guarda caso abbiamo conosciuto da poco Guido del circuito So Far Italy e del circuito Radio Tweet Italia, per capirci, che appunto ci parla anche lui molto bene di questo May e ci stiamo pensando e speriamo di riuscire ad arrivarci a far parte, sì. No, perché noi con Web Radio di solito ci siamo tutti gli anni. Esatto, la domanda di Saius non era proprio buttata lì a caso, eh? Ovviamente dite perché Saius conosce il May? Il May? Così per caso, no, noi ci siamo quasi tutti gli anni, siamo presenti con lo stand come Radio Saius e quest'anno presenteremo sicuramente presente quando ci andiamo e presenteremo anche il network. Per la prima volta presenteremo il network, si stanno aggiungendo tante web radio a questo network e quindi è giusto che ampliandosi, insomma, venga fatta una presentazione fatta bene, insomma, come si deve. Sì, e praticamente quindi... Saius è da diversi anni che al May, e anzi adesso si chiama May 2.0 se non ricordo male, l'anno scorso e l'altro anno appunto siamo presenti, addirittura con lo stand anche siamo stati un paio d'anni fa, in cui facevamo le interviste ai vari gruppi e agli amici che ci venivano a trovare e anche naturalmente per dar spazio volentieri a tutti. Quindi anche questa era domanda di Saius, non era buttata lì a caso perché appunto conosciamo molto bene il May, inteso come, ovviamente, caro Saius, come possiamo dire, come così, insomma, luogo di incontro, perché poi nelle varie situazioni dei vari palchi dove si esibiscono i vari gruppi, le presentazioni dei libri, gli artisti, le conferenze, è davvero molto interessante. Poi è una città veramente meravigliosa. Dov'è a Ravenna? Che non... ho avuto un mancamento. Dov'è Ravenna? Ho detto giusto, vero? che non faccia mala figura con gli amici del meglio, dove ti ascolta e lo conosci. E glissiamo questa cosa. Ci vogliamo su. Andandoci ad ascoltare un altro brano dei nostri amici della banda di Piero. E cosa desiderereste ascoltare? Ci pensa Saius. Ah, non decide Saius. Io direi sì, Bice, va bene Bice? Oh, Bice è bella. Bene. La sentiamo, Bice. Però mi raccomando, se ha qualcosa di un brano che ascoltiamo, c'è qualcosa di particolare, dopo parlatene, non è che e naturalmente finta di niente, insomma. Esatto, pensate anche al brano poi da mettere in onda che chiuderà la puntata con cui ci lasceremo, ovviamente, che tra sì, dopo lo diremo il brano che chiude. Ce lo diranno loro. A questo punto, se abbiamo tempo, 15 secondi, inviterei Piero a fare il cappello introduttivo a Bice, secondo me, che è interessante. Ottimo. Certo, che ce l'ho. Sì, anzi, allora, la lancio io. Sì. Raccontaci prima della canzone, così magari andiamo anche a capire. Allora, perché anche i testi mi piacciono. Questo pezzo è un pezzo come molti altri che condivido, viene scritto a quattro mani la parte appunto di testo, e qui ricordo un altro bandito che non sale sul palco, ma era uno dei tre che ha cominciato la banda di Piero, che è Samuele Anese, e salutiamo, e con cui appunto condivido la penna per sistemare i testi, insomma, per renderli più interessanti. E Bice è proprio una canzone che nasce proprio a quattro mani. E Bice è una storia di è un'esortazione a togliersi le etichette,
soprattutto quando queste vengono appiccicate, quando se le appiccicano addosso è difficilissimo toglierle. Ecco, la storia di Beach è una donna che ce l'ha fatta, che si toglie l'etichetta e tira sulla testa, insomma. Bene, quindi andiamo ad ascoltarci Beach. Esatto. Buona ascolta. Grazie. RadioScience.it. La vecchia disse al boccia, e così sia, prendi la tua pelle bianca e portatela via. Dice disse al vecchio, vattene via, prendi la tua pelle stanca e portatela via. Soffocando nausea e rimorsi, ingoiando bugie e segreti, smarrendomi a piccoli sorsi. E l'uscio di questo portone, la mia cara dogana slava, non segna più il limite dell'evasione, e da chi fugge più non ricava. Guardo la boccia del mio profumo, le dico pure trattieni il fiato, tu fosti alchimia devota al consumo, ed ora il tuo effluvio a chi è destinato. E tu boudoir di madreperla, prezioso cavo blindato, rifletti drammi del mio dilemma e li filtri in un rimmel stentato. Prendi la tua pelle bianca e portatela via. Dice disse il vecchio, vattene via. Prendi la tua pelle stanca e portatela via, via, via. Mario sembra ancora pregare dalla foto nel mio taccuino, perché accetti il suo sogno iniziale e a parlare non sia il mio destino. Ma il mio destino ha provato a parlare quando piansi per Rumen l'atleta, nell'offrirmi compagna sponsale lui rise e mostrò la moneta. Ad altre, io ho già fatto la mia parte di perdermi nella vanità, sono stanca e non ho l'età per riunire ancora sull'uscio della mia porta mendicanti di passione, cafoni d'ogni sorta. Ma forse è dura per chi difetta della fantasia credere che una puttana possa un giorno cambiare la via. E se oggi questa casa se la ride mi fa specchio, non è per me un problema scacciare il voce al vecchio. Non è per me un problema scacciare il voce al vecchio. Vado. Buonasera a tutti cari amici web radio ascoltatori. Allora, no, non sembra una cosa così, non era un'imitazione di nessuno, ci mancherebbe altro, era solo un ben ritornati per riprendere questa parte finale di questa puntata che sta volgendo al termine alle 22:50, quindi alle 11:10 di sera qui in Italia, con un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Siamo con la banda di Piero, questi nostri amici che Carice. Questa sera la banda, non ho capito. Ari ciao, esatto, sì. Sì, perché ogni tanto mi arrivate un po' così con un po' di ritardo che segnale, magari ci parliamo sopra o creiamo i buchi, chiediamo scusa ai nostri amici web radio ascoltatori e web tv spettatori, perché ci possono anche vedere su radioscience.it. Andatevi a vedere il sito dei nostri amici che abbiamo questa sera, che è appunto www.labandadipiero.it,
e naturalmente lì troverete degli appunti per quanto riguarda un po' la biografia, le prossime date, i prossimi eventi di cui abbiamo parlato poco fa, anche l'email, perché naturalmente per chi volesse contattarvi, caro Gabriele o Piero, lo possono fare andando sul sito e sulla vostra pagina in Facebook, immagino. Ecco, soprattutto su Facebook, sì, esatto. Luca, sì. Di cui siete grandi, di cui siete grandi fruitori, immagino. No, utilizziamo molto di più Facebook rispetto al sito. Sì, immagino. Tipo le date sono aggiornate lì. Sul sito è un po' più lento, diciamo. Sì, però lì c'è la biografia, sì, insomma, ci sono un po' di informazioni. Esattamente, esattamente. I concerti, le foto e quant'altro. E vedevo appunto che sì, dimmi pure, stavi dicendo. No, rispondiamo un attimo a Clara, sì. Se possiamo ripetere, per favore, dove... Il 7 luglio siamo all'Outsider Pub a Treviso. Treviso, sì. E il 17 luglio siamo in piazza Caorle. Interessante. E magari potremmo anche venire a fare un salto a vedervi in quell'occasione. E c'era una domanda anche a proposito, scusa Gabriele, scusa Piero, che abbiamo saltato della chat, che era di Fabio. Che tipo di musica fate? Vabbè, ovviamente per chi magari ci ha perso nella prima parte, l'abbiamo già detto, ma la possiamo ripetere. Nel senso che scrive, si può considerare, cosa dice, una musica di protesta? Interessante, sì, anche questa domanda, ovviamente. Sì, assolutamente sì. Sì, è una... Allora, no, la parola protesta non mi piace tanto, nel senso che è una musica comunque sempre pro, pro in senso positivo. E, pro anche testa, protesta, quindi. Sicuramente, e qui prendo un po' la palla al balzo, è una musica che... vuole affondare un po' anche certe tematiche che poi partono sempre da vicissitudini personali, da riflessioni personali, e magari trovano anche una risonanza più ampia. E di recente ci è stato chiesto se facciamo ad esempio musica, se facciamo politica con la nostra musica, e cogliamo la palla al balzo, insomma, per dire, insomma, che se cantare di temi a sfondo sociale vuol dire fare politica, possiamo dire anche di sì. In senso partitico sicuramente no, cioè non siamo non facciamo politica in quel senso. Cioè il nostro concerto, soprattutto poi nel live in cui c'è tutta la nostra essenza, l'idea fondamentale è fare festa assieme, e appunto musica da ascoltare, anzi parole da ascoltare, musica da ballare, quindi c'è un po' questo binomio, lo stare in festa e anche proporre dei pensieri che sono apartitici, che sono trasversali, ecco. Sì. Era quello che ci diceva poco fa, appunto, fuori onda, molta onestà e trasparenza, ce lo possiamo anche dire qua davanti ai nostri amici web radio ascoltatori, che era quello che poi, sai, aggiungo un po' un mio pensiero quando si dice io non faccio politica, e giustamente, come diceva appunto Saius poc'anzi, fuori onda concordo con lui, cioè attenzione, perché in effetti la politica la facciamo sempre, anche nei rapporti sociali e umani di ogni giorno, è brutto da dire, ma ci sta, non ovviamente la politica intesa come quella di un certo tipo e rango e livello, però è il fatto di essere apartitici, che è perché anche chi comunque sostiene di non far politica già sta facendo politica in quel momento, giusto Saius? Anche chi non vuole un governo, non vuole niente, sta già facendo politica, e non entriamo in argomento per non infangare. Vendichiamo il fatto di fare politica, ma sociale, certo... esatto. Sì, esatto, ma apartitica, appunto, almeno. State dando un messaggio, questo è importante. Sì, è vero, e quindi facciamo politica. Allora, ci incartiamo su questo e andiamo avanti, cari amici. Esattamente, anche perché siamo già alle 22:50. 55, quindi abbiamo non abbiamo detto ancora gli indirizzi dei ragazzi, sì, non li abbiamo dati, abbiamo invitato appunto ad andare nella pagina di labandadipiero.it, ma le vostre mail principalmente ci potete scrivere a labandadipiero@gmail.com,
Esattamente, che è quella, okay, che vediamo sul sito, nei contatti. Sì, sì. E dopodiché, Messenger su Facebook, rispondiamo sempre abbastanza velocemente, e su Instagram, scusate. Non c'è problema. Per cui questi sono i tre social, diciamo, che noi cerchiamo di sfruttare il più possibile, ecco. Certamente, quindi per chi volesse contattarvi, anche magari, chissà, non solo per venirvi a vedere, ma anche per farvi suonare o per richiedere di suonare dalle loro parti o nei loro locali, lo possono fare benissimo appunto a questi contatti. Ovviamente ricordiamo Facebook perché è più immediato. Mi piace quello che scrive Marco in chat, lo ringrazio, ed è sempre eccezionale, di una profondità e bella testa, non come testa di caso, giusto per citarlo e dargli un saluto e per risvegliare anche e ringraziare ovviamente per il contributo alla regia di Ugo. E Marco appunto ci scrive che spesso si identifica un genere o l'altro con un'idea di una fazione o l'altra, ma la musica giustamente dà con le sue parole la possibilità di pensare in modo libero, e come sempre concordiamo e condividiamo quello che dice il grande e mitico Marco. Bella Marco, sì, sempre. Questa me la scrivo e poi la, la pubblico. Esatto. Perché è scritta molto bene. Esatto. E poi ci faccio quattro accordi, autocitazione sopra. Esatto. Questa è bella. No, e poi appunto vi volevo chiedere, poi io il mi illumino di meno, che mi piaceva anche questo gioco di parole, questa cosa è per caso anche preso un po' dall'iniziativa ecologica, era proprio una delle espressioni di che nascono dall'input di Radio 2, insomma, di Caterpillar. Esatto, sì, io la ricordo, oltre che per una serata, appunto, mi illumino di meno, una serata molto gelida all'aperto a febbraio. È stata dura portare a casa la serata. Mi riscaldo di meno. Esatto. È stato veramente dura. Immagino, per cui. E poi magari avete, io adesso faccio una domanda un po' così banale, non è facile, lo so, rispondere, qualche aneddoto, qualcosa di curiosità da raccontarci di qualche concerto, delle cose che succedono anche in scena o dietro le quinte, che ben sappiamo noi artisti che ogni serata può essere sempre. Se ne avete, e se è raccontabile, una bella, che infatti dovrà trovare spazio nella canzone, anzi c'è già una canzone futura, ed è un concerto poi che è stato, come alcuni dei concerti, di come si sviluppano, insomma, i nostri concerti spesso partono diciamo soft, nel senso che la gente non ci conosce, quindi deve un po' annusarci. Chiaro. E poi, insomma, si va a finire in festa. Ed è stato bello perché eravamo a Piazzola sul Brenta. E insomma è capitata una ragazza che ci aveva già visti in un altro concerto, a Sarmede, mi sembra. Uh-huh. Ed era mezza zoppa, insomma, ed è stato bello perché abbiamo finito e lei ballava su un piede solo, su una gamba soltanto. È stato fantastico perché era fenomenale. Ecco. Fenomenale. Vedere ballare una persona la nostra musica, nonostante tutto, nonostante gli acciacchi, è stata proprio una cosa molto bella. Poi, che da soddisfazione. Sembra una stupidaggine, però man mano che passano i concerti e magari rivedi le stesse persone, ti accorgi che pian piano poi le persone incominciano a conoscere i tuoi testi, no? Ed è magari una stupidaggine per chi è già arrivato a un certo livello. Mm-hmm. Ma per noi che stiamo ancora facendo la gavetta, il vedere che qualcuno incomincia a cantare le tue canzoni, sì, appassionarsi alle parole, esatto, e lì vedi che magari la parola che noi che abbiamo scritto, che abbiamo musicato, ha preso possesso, no? Poi anche una cosa della persona, poi una cosa interessante è che noi invitiamo tutti quanti a liberarsi appunto dalle paure del concerto, no? Il più delle volte uno non si mette a ballare per paura di chissà cosa penserà quello vicino a me, chissà, ed è bellissimo poi trovarsi alla fine, dopo che, chiaramente, torno a ripetere, per noi che stiamo facendo la gavetta ci abbiamo provato per un'ora e mezza a farti ballare, è bello vedere poi le persone che sono tutte lì, che
ci sono state al gioco, capito? E ti premiano con la danza, col sorriso, con è bello, ecco. Sicuramente è anche questo, dà una enorme gioia e soddisfazione e ripaga di tante fatiche, per cui già vedere che cantano i tuoi testi, come dicevi prima, appunto, specie se uno non è gli artisti famosi magari sono abituati, però dà sempre un'immensa gioia ed è benzina, dico io, è carburante per andare avanti. Assolutamente è il ritorno di cui abbiamo bisogno, se no dici per cosa lo faccio, oltre per me stesso, ovviamente, è ovvio. Per cui è bello anche questo, immagino. Cari amici, alle 23 e un minuto primo quindi ormai con la trasmissione che deve giungere al termine, caro Saius, peccato, eh sì. Vedete, purtroppo un'ora sembra tantissimo, sembra poi difficile da riempire, come era, dico questa cosa che ci avete detto, no, prima di iniziare, non siamo avvezzi alla radio, non sappiamo di cosa parlare, aiutateci. Come vedete, come al solito spesso accade, e poi va a finire che non basta il tempo a disposizione, perché la chiacchierata tra amici al bar o al pub, come vorrebbe essere nell'accezione, diciamo così, positiva, ovviamente, e nell'idea di Saius, dando spazio e del network, vedete che poi fila via, liscia, e soprattutto vola via in breve tempo. Quindi sì, direi di salutarci, purtroppo. Ma arrivano i saluti di Gianluca che durano il doppio della trasmissione. Ecco, esattamente, che i miei soliloqui o monologhi radiofonici. No, allora sarò breve e naturalmente ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato ancora una volta e li saluto, rinnovo l'appuntamento per lunedì prossimo, giusto Saius? Quindi giusto. Giusto, allora questo lunedì 30 maggio 2016 è andato e annoveriamo alla data odierna, come direbbe Totò, anche la banda di Piero tra gli amici di Saius. Naturalmente, caro Gabriele e caro Piero, appunto l'omonimo dai, dei banditi della banda, naturalmente le porte di Saius sono sempre aperte e quindi il vostro gruppo, la vostra band potrà ritornare, o anche voi stessi, anche singolarmente, a parlarci ancora di voi, magari un'altra volta, quando vorrete, quando avrete anche nuovi progetti, nuovi album o nuove date, e farvi naturalmente, perché no, pubblicità, insomma, o promuovere le vostre attività, iniziative, eventi e quant'altro. Quindi non ci sono problemi, contattate Saius o Luca e naturalmente sarete sempre i benvenuti, passate pure le informazioni a Saius. Per noi è un piacere avervi avuti naturalmente qua come ospiti e avervi avuto anche come band, che naturalmente adesso avrà i brani che gireranno anche su Radio Saius, totalmente gratuito. Sì. Tutto. Figuratevi. Grazie. Un saluto al grande e mitico Marco, a cui do un abbraccio personale, lo ringrazio per essere stato con noi qui questa sera. Ciao Marco, e naturalmente passo e lascio la parola a Saius, do la buonanotte a tutti gli amici italiani, nel senso qua, che tra poco andranno a letto, visto che o chi sta lavorando e ci ascolta anche dal lavoro o sta studiando, in qualsiasi posto voi siate, anche perché ricordiamo che Radio Saius, essendo un web network, va in onda sia appunto in internet per chi ci ascolta con le web radiofrequenze di internet da casa sul PC, ma anche ovviamente c'è l'app scaricabile, quindi se siete in giro o non avete connessione su rete fissa o quant'altro, ci potete ascoltare con tutto quello che la tecnologia oggi, oltre che via etere, ma soprattutto via internet, dà a disposizione. Un saluto a tutti, un ringraziamento a chi collabora con Saius e anche chi rimanda questo nostro segnale, e vi aspettiamo lunedì prossimo, che dovrebbe essere, caro Saius, se non erro, non ho il calendario sotto mano, il 6 di giugno. O no? Giusto, sì, 6 o di no? Giugno. Boh. Sì, 6 di giugno. Sarà di o giugno, non sarà il 6 giugno? Lo scopriremo la prossima puntata, e quali saranno i nostri ospici. 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 Astici. Allora, la banda di Piero li salutiamo con appunto Piero e Gabriele, a cui diamo la buonanotte e passo la parola a Saius. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, grazie. E alla prossima. Ciao Saius. Ciao ma. Ciao. Prima di dire ciao ragazzi, insomma, dobbiamo dire bravo. No, perché io uso sempre dire. Io. No, perché bisogna salutare il condominio di Radio Saius, va bene. Però di solito uno dice ciao mamma, ciao papà, no, cioè non.
sai, quelle figure che salutano. Volevo semplicemente qualche saluto particolare che volete fare voi, perché ci può essere, no? Ci può stare, o no? Beh, avete qualcuno da salutare? Sì, ci può stare. Beh, ringraziamo nuovamente la nostra badante, che è Gabriele Gritti, che ci ha dato una mano anche per la produzione del disco. Ringraziamo nuovamente Controvento. Non ci stancheremo mai di dirlo, senza di Controvento non avremmo mai prodotto questo disco. E ringraziamo Cala di Latta. Se voi vedete in SoundCloud, ci sono, ogni canzone ha un'immagine specifica, curata appunto da Cala di Latta, e la ringraziamo, andate a vederle, queste immagini sono fatte da due artisti veramente molto molto talentuosi. E salutiamo quindi Luca e Laura. Sì. Benissimo, no, le ho viste quelle immagini lì su SoundCloud. Sì. Quando mi sono andato ad ascoltare i brani, mi sono piaciute veramente quelle immagini. Quindi invitiamo tutti quanti ad andare su SoundCloud e andare a vedere. È tutto nato proprio da una... Ci hanno chiesto semplicemente i testi senza la musica, e dai testi hanno raffigurato le singole immagini di ogni canzone, per cui secondo me hanno fatto una bella sintesi. Sì, bello bello. Benissimo. E poi salutiamo tutti i banditi che ci hanno conosciuto e quelli che vorranno far parte, insomma, della famiglia. Perfetto. Vi aspettiamo. Ragazzi, insomma, la famiglia è in crescita. Bene, un caro saluto ai nostri ospiti, alla banda di Piero, a Gabriele e Piero, in questo caso, perché sono presenti loro, per tutti quanti. Volevo ricordare per domani la trasmissione qui su Radio Science di Don Chisciotte e Mulino a Vento, la trasmissione in diretta condotta da Alfredo Stori da Bologna. Mercoledì invece doppio appuntamento con Spazio Aperto alle 18.30 e Osservatorio Antimafia alle ore 22. Poi giovedì andiamo alle 20.30 con Pianeta Oggi Eventi del Mondo in collaborazione con Radio Piper Fontana Fredda, e alle 22 Social Evolution, che è giovedì, è il 2 di giugno, anche festa, con Luca. Non so se ci sarà Priscilla, staremo a vedere. Un caro saluto a tutti quanti, e l'ultimo brano della serata, cari amici, è Fedeli alla vita. O no? Ci sta o non ci sta? Yes. Ci sta a fagiolo. Partito il fagiolo. Ciao a tutti. Ciao. Vorrei sapere del mio passato e aver lumi sul mio futuro. Che cosa succede? Tutto intorno a me, in prospettive superbe. Corre la vita sul filo di lana, una scommessa per l'intransigenza, una promessa di resistenza in cui è certa solo l'incertezza. Senti che passa, saluta la vita, senti che ride, afferra la vita, senti che salto, che osservo il tramonto, riscrivo il segno e poi lo traccio nel vento. Trascorre del tempo che è una strofa infinita, il senso non trovo, si fa festa alla vita. Io già ho scordato quel passo di ieri e perdo le tracce di un certo domani, ma lucido credo che l'unica uscita debba trovarsi, che fedele a